No, capito. Siamo anche dei neofiti. Oggi 4 ottobre 2019, siamo nell'ufficio del comandante della Polizia Municipale di Alessandria. Come Svegliate Alessandria, intendiamo rivolgere al comandante due domande che riguardano esclusivamente la sicurezza e l'organico della Polizia Municipale. Ecco. Allora, anzitutto buongiorno, la ringraziamo per l'ospitalità e anche per l'occasione che ci dà. Noi siamo qui per fare, intanto per farci fare il punto della situazione, in particolare su due temi. Il tema che tratterò io è la questione dell'organico. La questione dell'organico noi percepiamo, noi cittadini, come sia un vulnus, una debolezza dell'istituzione, ma certamente non dipende da voi. Nelle more della discussione abbiamo, lei ha accennato, ma ne siamo consapevoli, che la situazione dell'organico viene da molto lontano. Lei ci può inquadrare il problema brevemente, cioè le problematiche, perché siamo arrivati a questa situazione e come si evolverà, almeno come spera che lei, come si evolve, cioè che lei, come si augura, come si evolverà la situazione. Beh, intanto grazie di questa opportunità. Come è stato ricordato, la situazione della carenza di organico della Polizia Municipale, ma un po' di tutto l'ente sostanzialmente, è datata nel tempo, tenendo presente che rispetto alle previsioni della legge regionale che individua un operatore di polizia locale ogni 800 abitanti, considerando che Alessandria ha 94.000 abitanti circa, i numeri dovrebbero essere certamente superiori a quelli che sono oggi in dotazione alla Polizia Municipale, che negli ultimi 10 anni ha avuto una riduzione di oltre il 30% del personale. E ovviamente è aumentata anche l'età, quindi è diventato molto difficile e faticoso per noi mantenere comunque lo stesso standard quantitativo sulla richiesta di interventi che ci sono sempre, assolutamente. E rispetto alle previsioni, l'amministrazione sta lavorando per un'implementazione dell'attuale dotazione organica e presumibilmente c'è anche un bando di concorso in piedi adesso, per cui nei prossimi mesi, nell'anno che verrà, ci saranno le prossime assunzioni, che spero siano le prime di un cospicuo numero di agenti che io mi auguro di avere almeno nei prossimi anni, per rimpinguare i futuri pensionamenti che ci saranno certamente. Sì, quindi lei è piuttosto positivo sulla situazione, noi leggiamo anche delle difficoltà della finanza, diciamo, non solo locale, ma della finanza nazionale. Quindi probabilmente il concorso ci sarà, ma magari sarà riferito a poche unità, o comunque sarà un concorso in grado di colmare almeno in parte le carenze. Perché si legge a volte di numeri molto bassi. Sì, i numeri certamente non saranno grandissimi, ma indubbiamente sì. Il bando che era stato fatto, per il quale ci sarà la selezione breve, prevedeva inizialmente due posti nel fabbisogno del personale dell'anno 2020, i numeri dovrebbero essere quantomeno maggiori. Io mi auguro che insomma entro la fine dell'anno 2020 almeno 6-8 unità possano essere in servizio alla Polizia Municipale, tenendo presente che prima di iniziare l'attività personale deve fare un corso di formazione obbligatorio di 3 mesi. Ecco. Sì. Comunque, io la ringrazio della sua risposta, anche se come cittadino ho percepito, diciamo, tra le righe anche un certo, come dire, non pessimismo, però smarrimento, perché il 30% in meno dell'organico è una cifra notevole e quindi non vorrei essere nei suoi panni nel cercare di tamponare, anche perché la qualità della prestazione, credo, ecco, come osservatore, la qualità della vostra prestazione è aumentata sicuramente, anche perché la società non è più quella di 20 anni fa. È aumentata la richiesta di intervento, sono aumentate le richieste di intervento, e certamente è aumentata anche la difficoltà anche rispetto a quelle che sono le nuove problematiche, anche l'informatizzazione, è tutto un lavoro nuovo. Insomma, per chi poi non è più ragazzino,
Chi le parla sono 32 anni, indosso un uniforme, quindi un po' di esperienza in questo campo, ma lo sono fatto, è effettivamente complessa l'attività della pubblica amministrazione. L'ultima domanda, in una situazione così di sottorganico, ci sono anche delle metodologie per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle forze a sua disposizione. Una di queste è l'implementazione della motivazione o della premialità. Voi queste due metodologie le utilizzate? Noi tendenzialmente cerchiamo di, questo in realtà è una parte organizzativa che spetta e fa capo certamente a me, e quindi cercare di assegnare il personale motivato con, intanto il mio personale fa costante formazione e aggiornamento, che è fondamentale. Perché senza aggiornamento non si va da nessuna parte. Quindi l'aggiornamento costante del personale della polizia locale fa sì che possa essere, come lei ha chiesto, utilizzato e impegnato nelle attività che più gli si addicono al proprio ruolo. Certo. Indubbiamente l'età gioca un proprio ruolo, è una variabile, perché evidentemente a un sessantenne non si può chiedere quello che tu puoi chiedere a un trentenne, e quindi diventa poi difficile conciliare queste necessità e queste esigenze. Per questo il turnover dovrebbe essere più... Certamente, noi ce lo auguriamo. Io da questo punto di vista mi sento di essere, lei lo ha detto, positivo, ottimista. Mi auguro che effettivamente alcune risorse nei prossimi mesi, ormai siamo alla fine dell'anno, ci possano essere e possano aiutare a svolgere il nostro lavoro nel modo migliore, come richiesto dalla città. Va bene. Io a questo punto ringrazio il comandante Bassani per la sua intanto competenza e l'ospitalità che ci ha dato. Non lo invidio certamente, però gli auguro di un buon lavoro. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Un ringraziamento anche da parte dei nostri lettori, delle persone che ci seguono sulla pagina di Svegliate Alessandria. Grazie comandante. Okay.